Queste cose sono la mia nuova droga. Come farò in Italia, che non esistono? Buongiorno a tutti, so che avevo detto che questa domenica probabilmente non ci sarebbe stato un video speciale, ma il mio primo pacco negli Stati Uniti. So già cosa c'è qua dentro perché è il preordine di cui vi parlavo nel video dei 1000 iscritti. E quindi bando alle ciance e apriamo. Qui c'è una freccia che mi dice di aprire qua, ma è una cosa bellissima. Eccolo qui, Scorched. Io i titoli non li so leggere, in inglese, in italiano, in qualsiasi lingua. Comunque è un romanzo di Jennifer L. Armentrout. È qualcosa di... è molto strano come romanzo, perché all'interno può essere visto come... non lo so, sembra quasi un libro autopubblicato, ma invece non lo è naturalmente. Però sia dalle dimensioni che da come è scritto dentro e dal tipo di carta, non so, dal tipo di pagina e così, sembra un libro autopubblicato, ma invece non lo è. Comunque questo è un libro di Jennifer L. Armentrout che è uscito ieri, quindi il 16 di questo mese. Perché sto registrando questo video il 17, però voi lo state vedendo di domenica, come video speciale della domenica. Comunque questo romanzo è il companion novel barra standalone, quindi è il companion novel di Frigid, che è il primo romanzo di questa serie, però si può leggere come companion, no, come standalone, scusate, cioè come libro indipendente. E tra l'altro la biblioteca qui non ha neanche un romanzo dell'Armentrout, neanche i più famosi, non so, la serie Lux o non so altri, ma non ne hanno neanche uno. Io dell'Armentrout leggerei anche La lista della spesa. In realtà io ho preordinato questo libro perché per tutti i residenti degli Stati Uniti che preordinavano questo romanzo, la casa editrice inviava un swag pack con delle cose all'interno. Quindi ho preordinato questo libro perché ho detto vabbè, dell'Armentrout leggerei anche La lista della spesa, in più c'è la possibilità di ricevere delle cose in più, e quindi ero curiosa di leggere un suo libro in lingua, ma in generale di leggere un altro suo lavoro, e quindi ho deciso di preordinare questo libro. Il pacco ancora della casa editrice non è arrivato, ma c'è scritto sul sito che ci metterà un po'. Intanto io mi leggerò questo libro, che in realtà è molto corto, sono 238 pagine, spero che il linguaggio non sia difficilissimo, di riuscire a comprendere tutto il romanzo, che non so se e quando verrà pubblicato in Italia, non lo so assolutamente, e la copertina è qualcosa di stupendo, cioè se la andate, vabbè, qui in video magari non rende moltissimo, ma se andate a cercarlo su internet è fantastica, ma dal video dal vivo rende il triplo, veramente rende il triplo. Niente, io sono moltissimo curiosa di leggere questo libro. La trama non sono molto sicura di che cosa tratti. Comunque vi lascio il link Goodreads qui sotto, per cui se volete andare poi a informarvi di più su questo romanzo o sul companion novel Frigid potete andare a farlo, così sicuramente vi dà delle informazioni più attendibili di quello che vi do io, perché della trama non so quasi nulla. Credo che sia sì, è un romance, ma non so di più. E quindi niente, spero che questo brevissimo, breve video vi sia piaciuto. Io sono molto emozionata per questo mio primo pacco. Primo, e spero il primo di non una lunga serie, perché i miei mi hanno già detto che quello che compro qui lo lascio qui. Gli faccio, ma scusa, non è che compro le robe e poi le lascio qui. Ciao mamma. Se abbiamo imparato a vedere i video, mo mi vede, tu mi controlla se compro robe. E poi mi fa il cazziatone su Skype. Comunque, spero che questo piccolo breve video vi sia piaciuto. Spero che al più presto arrivi lo swag pack.
non so cosa ci metteranno dentro, ma anche se mi mandano una borsa o una spilla è comunque qualcosa in più. E quindi niente, fatemi sapere se per caso avete già letto il primo di questa serie, se avete intenzione di comprare questo secondo, se lo conoscevate, se non lo conoscevate, se avete letto qualcosa dell'Armentrout, fatemelo sapere. Io vi saluto, vi mando un bacio grande grande e noi ci vediamo al prossimo video. E speriamo sia un altro unboxing.